sono avanti. Le nostre vacanze sono ufficialmente finite domenica ed in questo video vi racconto come siamo finiti da qui a qui e di come la mia piscina abbia invece preso posto di un palazzo e di come la mia camera di là con vista mare abbia invece preso posto di una camera verde acqua senza vista mare. È bastato davvero un secondo tramite uno smartphone cliccare e inviare un'email sbagliata alla struttura sbagliata. Una volta che ce ne siamo rese conto, cancellarla era praticamente impossibile. Quindi telefoniamo alla struttura che in realtà avevamo scelto e una volta presa accordi con la struttura, soprattutto e prevalentemente per quanto riguarda l'alimentazione di Mile, attaccando il telefono avremmo ricevuto l'email con le coordinate IBAN per lasciare la caparra per la prenotazione dell'hotel. L'email è poi arrivata, perché abbiamo poi controllato. Peccato che noi abbiamo risposto nuovamente all'email di questa struttura. Avete presente quelle barzellette che leggete sul web? Quelle barzellette che raccontano cose del tipo: ho pulito lo schermo del mio iPhone e ho comprato 3 televisori, 2 frigo e una bicicletta. Ecco, diciamo che a noi è successo più o meno così, ma al contrario. Al contrario, nel senso che poi ci saremmo rese conto, una volta arrivata in struttura, che era quella sbagliata, che saremmo poi andata a risparmiare praticamente la metà dei soldi di quello che doveva essere il nostro budget per le vacanze. Certo, la struttura non era quella giusta. Ed una volta entrate, per spiegare il malinteso, abbiamo trovato di fronte a noi un sorriso bello, un sorriso sincero e soprattutto 2 occhi e un musetto fantastico, i quali ci hanno fatto cambiare subito idea. E ci hanno fatto dire: allora, evidentemente è qui che dobbiamo rimanere. Cosa che è stata ancora poi più confermata dal numero della stanza. Artù è poi diventato subito un nostro amico e compagno fedele per questi 15 giorni e tutte le mattine era lì pronto ad aspettarci, insieme alla compagnia di Serio, suo compagno, ed insieme ad altre persone meravigliose che nel tempo poi avremmo scoperto. Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, vuol dire che sei nel posto giusto. Questa frase ci ha sicuramente aiutate a scegliere poi quella che sarebbe stata la nostra spiaggia. E anche qui ci siamo resi conto di avere fatto un'ottima scelta. I titolari della spiaggia, una coppia, non so quanti anni potessero avere, sicuramente più grandi di noi, erano lì, sempre pronti ad accoglierci con il sorriso ogni giorno. E la spiaggia era ben attrezzata, dalla passerella che arrivava fino in acqua, alla libreria, ai giochi, ai campi da gioco. C'era l'angolo lettura, l'angolo picnic e potevi sicuramente anche rilassarti molto, in quanto nel nostro periodo non c'è mai tantissima gente.
Nell'albergo ci siamo alla fine trovate davvero bene e abbiamo conosciuto delle nuove e belle persone. Avevamo solo un piccolo problema: la struttura non era attrezzata per le persone celiache. Mille fortunatamente non è celiaca da contatto, quindi è riuscita a mangiare qualcosa e lo chef ci è venuto incontro come meglio poteva, ma quando proprio non si poteva, diciamo che prendevamo qualcosa da fuori. E per quanto riguarda la colazione, invece, l'hotel, senza problemi, ci ha permesso di comprarci e portarci tutte le nostre cose. Quindi siamo riuscite ad aggiustarci così, o meglio, Mile è riuscita ad aggiustarsi così, anche se purtroppo è tornata a casa con un paio di chili in meno, ma che le farò sicuramente recuperare. E se ne sono accorti mia mamma e la mia famiglia, perché nella seconda settimana ci hanno raggiunto. E nella seconda settimana il nostro tavolo da due è diventato un tavolo da 10 ed era arrivato anche il nostro anniversario. Allora, a fine vacanza mi sono domandata che cosa avesse avuto questa vacanza da darmi, da insegnarmi, e come mai le cose siano poi andate così. Io credo nel fatto che ogni cosa vada davvero come debba andare, e che credo che se c'è un intoppo, che se c'è un imprevisto, è perché serve sicuramente a darti o a salvarti da qualche cosa. Se non avessimo sbagliato hotel, non saremmo tornate a casa con delle nuove e belle amicizie. Se non avessimo sbagliato albergo, non avremmo ritrovato una nostra vecchia amica perduta. Se non avessimo sbagliato hotel, il mio regalo di anniversario sarebbe stato un altro. Ma non so qual è, perché Mire non me l'ha svelato. E in cambio ho fatto questa esperienza e questa gita bellissima. E se non avessimo sbagliato hotel, forse non avrei dormito sotto la luna e sotto le stelle. E sapete che cos'altro ho imparato? Ho imparato che su 15 giorni sono riuscita a filmare solo 10 minuti, 10 minuti di piccole immagini, e neanche tutte, perché in realtà abbiamo fatto tante, tantissime gite e abbiamo anche passato delle bellissime serate a cantare e a conoscere persone nuove. E abbiamo fatto delle lunghissime, bellissime passeggiate sulla spiaggia. E quello che ho imparato è che o filmavo tutto o vivevo tutto. E così ho deciso di vivere tutto, ma senza scordarmi di voi, voi che ci siete sempre e voi che davvero siete stati di parola e mi avete tenuto compagnia quando temevo di ritrovarmi da sola sotto l'ombrellone o in camera, in quanto sapete che mi stanco facilmente.
Ed invece in questa vacanza sono riuscita a fare davvero tante cose, più di quelle che potessi immaginare. Grazie per essere stati in vacanza con me. E grazie ancora una volta per esserci. E soprattutto, bentornate a casa, Erika e Mile. Noi vi mandiamo un abbraccio grande e ci vediamo mercoledì. Ciao!